terrà a partire da oggi in questi tre giorni è davvero un evento sentito e vi dico, non è nella tradizionalità del sentire le cose, vi metto già questo anticipo. Io dico spesso che siamo l'essere umano un essere sensibile, cioè fatto da sensi. I sensi che abbiamo sono cinque che dimentichiamo di usare. Li conosciamo tutti i sensi? La vista, che è quella che mettiamo in sovraccarico in quest'epoca con l'immagine. Poi l'olfatto, ormai abbiamo perso anche la sensazione dei profumi. Poi l'udito. L'udito non siamo più abituati ad ascoltare. Abbiamo troppo rumore, troppi suoni, non siamo abituati a ascoltare i silenzi. Ma non il silenzio solo della natura che parla, che non è un silenzio, ma il nostro silenzio, dove i nostri pensieri e le nostre idee possono crescere. Ci troviamo a dimenticare i nostri pensieri, non sappiamo più cosa pensare perché non abbiamo più il tempo di pensare. Poi abbiamo altri, il tatto, l'incontro fondamentale, toccare le cose, sentire le cose, sentire anche il vento, l'aria che ci sfiora. E ce ne manca un ultimo, se non sbaglio, il gusto. Il gusto che anche lui è, dà completezza a quest'uomo che è sensibile. Okay? Questa è una piccola premessa, solo per incominciare a preparare il terreno per questa esperienza sensoriale che andremo a fare questa sera. Intanto mi piacerebbe qui al mio fianco avere i responsabili, insomma, gli ideatori di questo progetto, Massimiliano Greco e Antonio Muraca. Grazie. Responsabili del progetto Alfa, poi do a loro la parola perché sono loro la mente, un po' il cuore di questi tre giorni. Perciò non tolgo a loro parole, lascio sentire le loro voci perché sarete poi stanchi sempre di sentire la mia, quindi sentiamo qualcosa di nuovo. E grazie e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, allora sono molto contento di essere qui con voi, soprattutto in questo contesto. Allora iniziamo subito con i ringraziamenti perché è doveroso in questo caso, quindi inizio subito da Angela Martinelli qui con me. Poi permettetemi Daniele Rocca, che anche lui in questi giorni veramente ci ha dato un supporto meticoloso, preciso e con il massimo impegno, e mi inchino davanti a Erasmo Schivalotti, che è stato fondamentale, devo dire, nella realizzazione di questa mostra che andiamo quest'oggi a presentare, e probabilmente il grazie più grande va comunque all'amministrazione comunale qui rappresentata da appunto la vice sindaco Claudia Martinelli e dall'assessore Ivano Schivalotti. Allora, inizio subito da sottolineare una cosa importantissima. Devo sottolineare l'intraprendenza di questo comune ad aver portato una manifestazione così importante qua in Val di Dentro. Lo so, può sembrare magari l'ennesima manifestazione dedicata a Fabrizio De André, ma chi avrà la pazienza in questi tre giorni di seguirci passo dopo passo in tutte e tre le mostre, no? Cioè in tutti e tre gli eventi che andiamo a presentare, scoprirà un mondo che è tutto quello che gira attorno alla presenza di Faber, e diranno, ma perché qua in Val di Dentro? Perché Val di Dentro diventerà il palcoscenico nazionale del primo evento del ventennale della scomparsa di Fabrizio De André. E sarebbe poco se questo fosse organizzato semplicemente dal comune insieme a Val di Dentro Bormio Turismo, le Ferriere Arti, ma si prezzodisce di una collaborazione molto molto importante, che è quella del premio De André e della fondazione De André, rappresentata da Dori Ghezzi, che in quanto a De André lo conosce abbastanza. Che dire, in questi tre giorni avremo i massimi esponenti della musica italiana, critici come Dario Salvatori, che è semplicemente il responsabile del patrimonio sonoro della RAI,
Avremo Luisa Melis, che è la presidente del premio De André. Avremo Cinaschi, che è un attore di enorme rilievo, oltre che essere uno scrittore, Edito Feltrinelli, autore di alcune delle canzoni di Vinicio Capossela. Avremo Gian Pieretti, un cantautore già noto qui alle Ferriere. Avremo Mauro Ermanno Giovanardi, leader storico della Cruz, che ricordiamo perché pochi anni fa in partecipazione a Sanremo. E anche Bonomo, che è già stato qua nella presentazione ufficiale del premio De André. E non diciamo niente, ma ci sarà anche una grandissima sorpresa che scoprirete solo se veramente ci seguirete passo dopo passo. Allora, molto spesso si dice sì, sono grandi parole, però non c'è un seguito a quello che dicono, è un evento importante, però bisogna vedere se è veramente. Allora, io vi dico, quest'oggi il nostro evento è passato, per esempio, su Radio Rai 1. Oggi, se sfogliate La Repubblica, trovate tra gli eventi imperdibili Baldi Dentro. E quindi qui capite molto degli sforzi dell'amministrazione delle Ferriere e della nostra associazione nel portare un evento nazionale, il primo evento nazionale, sul nostro territorio, in Valtellina. Permettetevi di dirmi che questo è lo scopo della nostra associazione, di tutte le persone che stanno collaborando con noi, ovvero portare eventi di rilevanza nazionale in un territorio fantastico, permettetevi di dirmi. Però è fantastico per noi, le persone che lo conoscono. Invece con questi eventi abbiamo l'enorme opportunità di aprirci al mondo, di far venire persone di enorme rilievo a conoscere un territorio che noi già conosciamo le potenzialità, ma che per ora forse sono del tutto o forse un po' non valorizzate al massimo, anche perché bisogna anche dire è difficile portare le persone qua, perché ci sono comunque delle grandi difficoltà dal punto di vista di lontananza dai centri, eccetera. Però nonostante questo è l'apripista per delle collaborazioni proficue per portare il vostro territorio, il nostro territorio, veramente in un contesto nazionale e di rilevanza per tutti. Soprattutto perché siamo qui a parlare di Fabrizio De André. E sembra poco, cioè stiamo parlando di un cantautore che ha segnato decenni della musica, ma permettetemi di dirvi, della letteratura italiana. E qui nasce, mi è stato chiesto tra l'altro, 3 giorni sono pochi per portare avanti un festival complesso come il nostro. Sono pochi perché dobbiamo dare spazio ulteriore alle persone che vengono alle Ferriere, che vengono in questo contesto. Qui quindi creiamo una mostra. Creiamo una mostra su Fabrizio De André. Cosa si può fare su Fabrizio De André? Cioè, sembra facile fare una mostra su Fabrizio De André, ma credo che sia una cosa complessissima. Cioè, voi cosa mettereste nelle stanze di una mostra culturale che parla di Fabrizio De André? All'inizio io devo dire, quando ho accolto questa richiesta, ho pensato, coinvolgiamo degli artisti che parlano di De André, poi ci pensavo, qualsiasi artista non può essere l'artista di Fabrizio De André. Dobbiamo puntare a qualcosa di superiore, che ci avvicini ancora di più alla sua essenza. E allora ho pensato a una cosa che lo riduceva paradossalmente a quello che è, senza nessuna sovrascrittura, la semplicità delle sue parole. Quindi non saranno in mostra le sue parole, ma saranno in mostra le sue musiche, le sue parole, ascoltate in stanze, ricreate col pensiero della musica che lui esprime. Quindi vi troverete paradossalmente in tanti ambienti o che hanno ispirato De André o che parlano delle parole di De André. E qui già c'è una rivoluzione, perché una mostra del genere che pone in rilievo questi aspetti è difficile da esaltare. E qui parte la mia seconda provocazione, un dialogo tra il visitatore e Fabrizio De André. Se voi andate in una mostra qualsiasi in tutta Italia, di quelle importanti, andate all'estero, al Guggenheim,
Vedete una massa di gente accalcata a queste opere d'arte in netta velocità, nella foga del momento, del rincorrere, dell'andare a vedere il quadro, tant'è che la struttura stessa è fatta in modo tale che sia, non ci si fermi a soffermarsi sull'opera. E qua la rivoluzione è, la mostra è una persona davanti a Fabrizio De André. Due sedie, due presenze, la vostra e quella di Fabrizio De André. È scomodissimo, facciamo dannare Angela, Erasmo, Daniele, tutte le persone che terranno questa mostra, sicuramente, però non mi permetterei mai di farvi sentire il 30% di Fabrizio De André, no, o tutto o niente. Quindi siete in ambienti anche provocatori, devo anche dire bui, questo sicuramente bui, dove dovete scorgere le immagini, dove l'occhio si deve abituare, ma soprattutto l'orecchio, come dice Angela, si deve abituare a quello che sta vedendo. So che è immensamente difficile, però ne abbiamo assolutamente bisogno. Piacerà ai fan di De André e agli altri, spero conosceranno una nuova realtà. Sicuramente questa mostra, nella sua semplicità, perché veramente troverete oggetti del quotidiano, nella sua semplicità però ha degli effetti, soprattutto dal punto di vista emotivo, molto forti. Quindi grazie a tutti per questa opportunità, per aver portato questa iniziativa e voi per aver esservi avvicinati a questo mondo. Spero che riusciremo a far visitare a tutti la mostra quest'oggi. So che io sono molto contrario, solo per oggi potete dare un po' la volta, solo per oggi però. Mi dovete però promettere tutti che da domani verrete alle Ferriere, uno alla volta, ad ascoltare Fabrizio, soli voi e Fabrizio. Questo me lo dovete promettere perché vedrete che l'emozione arriverà. Grazie a tutti. Passo la parola al co-direttore di questo evento, nonché vicepresidente della nostra associazione, Antonio Braca. Buonasera a tutti, Massimiliano mi ha spiegato in maniera molto esauriente insomma l'idea che si è voluto qui ricreare. Io non posso aggiungere null'altro se non un piccolo suggerimento, perché quello che noi abbiamo voluto creare oggi è una mostra che è particolare, non è uguale a tutte le altre mostre. Qui si tratta, qui è un ambiente molto religioso, quasi una confessione. Abbiamo creato degli ambienti in cui praticamente avviene un dialogo diretto fra un autore, che era un vulcanico visionario, e la nostra persona, il nostro essere. Quindi c'è un rapporto diretto tra le parole, quindi il vissuto di un personaggio, perché queste il repertorio che noi abbiamo scelto appartengono a un vissuto, a una storia vera, a una storia di un grande personaggio che ha saputo rappresentare il suo vissuto in maniera tale che bene o male è un vissuto che può appartire a tutti, in cui tutti noi ci possiamo ritrovare e riscoprire. E forse è la prima volta che stando da soli con noi stessi in confronto con queste parole magari possiamo scoprire anche qualche cosa di noi. Infatti ha detto molto bene Angela quando parlava di cinque sensi, e quello che io consiglio appunto è proprio di estraniarmi da tutto e tutti e concentrarsi. Gli ambienti saranno all'inizio, li vedrete, sembreranno in apparenza scarni, voi dirà ma dove mi trovo? Cioè, ma cosa vuol dire queste cose qua? In realtà bisogna andare oltre, è una mostra molto concettuale. E l'opera d'arte avverrà nella reazione quando uscirete da quelle stanze di cosa vi troverete voi nel vostro anno. Allora lì potete alla fine esprimere un giudizio. Buonasera a tutti, qua dentro è orgogliosissima di ospitare questo evento. Quando ne abbiamo parlato questa primavera eravamo tutti molto entusiasti. Abbiamo, grazie chiaramente alla loro associazione, al patrocinio del Premio De André, è stato costruito un evento molto, molto particolare, perché volevamo proprio cercare di far sentire ancora De André e riproporlo in tutte le sue sfaccettature come cantautore, come artista, come cantante, come compositore, come poeta, ecco. Quindi spero che voi sappiate godere di questo e che partecipiate a tutti gli eventi che sono in programma, perché ne vale veramente la pena, insomma. Ecco, quindi buona serata, buon ascolto, buona...
non si può dire, bisogna emozionarsi, ecco, con tutti i sensi, come diceva Angela. Arrivederci. Quindi adesso chiamo uno alla volta i poeti che si ruoteranno in questo reading. La villaniera. Per imparare in croce, guardate che tan rapel, vedete in ginocchiata, te se quei costi bel, con il ginocchio pugiato, su della nuda terra, te se nel fiore che spunta, graziosa della sera. Una sera che nasconde coi verdi fiori di vita, la grazia che ti vedo di farmi vestiti, con fazzoletta in testa, al sud della mattina, ti mostri l'eleganza della moda contadina. La vita ti fa di spunto, del sud della regia, sui togli del cielo, una sorta fantasia. La fantasia di chi che pia sguardando il bel, una gota di sudore mi scorso dal capello. Mi tiri in gran sospiro e mi si giù la fronte e poi tra me mi disi come è bello il mondo. La grazia contadina, la gran qualcosa in più, per fede quella via mi scapperesi giù. Quei volti è curioso, i scherzi del nostro spin, sentis girare la trappa e senza un bottello. Finita la vendemmia, con gli occhi guarderò in su la bella mia Ilva. Chissà se vedrò più. Mare di ricordi radiosi, mare di albe e tramonti, mare di calma e di rabbia, mare di velieri e crociere, mare dal profumo selvaggio, mare dal suono dell'incanto, mare di sirene e pesci palla, mare dal volo delle mantide, mare delle balene in fughe, in fuga, mare casa buona per ogni Ulisse in ricerca, mare dai visi bruciati, mare di sole e di vita, mare, mare, ora dimmi, perché non sei più ponte ma spada? Dimmi perché non sorreggi più gli uomini? Dimmi perché inghiotti i bambini? Dimmi perché non ci sono più occhi sul cuore degli uomini che sognano sulle tue onde per chiudere porte a speranze e amore? Dimmi, ti prego, che tutto questo ha un senso e che un giorno lo potrai ridonare alla spiaggia. Dimmi che torneremo a volgere lo sguardo all'orizzonte che non vorremmo guardare e a sorridere tra le pieghe del vecchio pescatore seduto all'ombra dell'ultimo sole. La ballata ad un migrante. Solo un povero Cristo, senza nome né cognome. Son passato da una costa all'altra, sprofondato nel pattume per un pezzo di pane, senza placare la sete e la fame. Canto al vento questa passione, mi sento solo davanti a un Dio che tace, dinanzi al dolore che scava nel profondo del cuore struggenti silenzi. Sono diverso. Ma diverso da chi? Non ho voce, non ho parole per raccontare la disperazione, l'umiliazione che sento quando incrocio uno sguardo privo d'amore. La barca dei miei sogni non molla gli ormeggi. Se una mano diversa stringe la mia, sento il calore di un momento e poi via di nuovo verso il vento. Soggiogati e pur soverchiatori, la faccia arcigna della vita obbliga al contrasto, reazione ponderata per alcuni, per altri istintiva, il più delle volte irosa, fra la gente la risposta più frequente. Non luoghi fastosi, neppur famiglie serene, né occupazioni appaganti conoscono di lei la faccia tranquilla.
e dentro le viscere delle anse il contorcersi tra gelosia, invidia, accidia, l'ego che profana il sé, l'io vero, e si barcolla tra erbe, fumo, vino, sesso, vinti nell'orgoglio e nella volontà, persi nelle rinascite a metà, da soli più volte ritentate. Si vaga, appesi a fili effimeri, non annodati. Sbandata, ecco manifesta un'umanità di miserie, a viandanti accompagnate, di conquiste, a più mani afferrate, di opportunità, scovate, colte, svariate. Si chiama Immagine Scompigliate. Ritornare nella casa della mia gente avrei voluto avidamente, ma i feri imprigionarono il cuore corpo. Falsa accoglienza compromise la mia speranza. Ero distrutto, un disperso. Diventai più piccolo, accartocciato, perché colpito da mille fulmini, lanciati da gente priva di forza interiore. Nelle membre indebolite scorreva sangue volente, animando la sagoma inerte, in lontananza un spiraglio. Scorse, un campo disteso, una camicia rattoppata, un bicchiere colmo di rossi pensieri. Accanto un sigaro mozzato e fumante, una donna spoglia, consumata si vedeva con occhi socchiusi. Visione prediletta portava leggerezza nell'animo, i pensieri colmi volavano sui polli di fiori gialli, profumando i sensi di un uomo solo nella beatitudine dello suo spazio eterno. La musa l'altilina, la ortelina della grande musa. Che bel fa curirci, sul di fianco la mia valle, versire la mattina qualche canto al calo. Ogni stagione che vino, e il suo color che porta, lei è una signorina che venera mai smorta. Le fresche colorida, e quando le scia l'autun, e in quanta concorrenza a lei la vannissima. Ne me sentì una musa che canta giù in cantina, e a me mi piace chiamare la musa valterina. I dischi per vedere sta musa innamorata, con maschi milanese e fa la cua per strada. Lei è una specialista della ristorazione e tu ci le domanda cosa che vede pronto. Che i sciate per i pizzocche, che i funci al calzaran, per i saula e tarozzi, che i fa venire la fame, per far passaggio tutto, guardate che in grandi in bomba, le quel che per magia fa passaggio un po' come. I dischi giù a Milano, la gente addormentata, l'avete di suo sonno, la musa innamorata, e quante c'ha al tram, al domo la mattina, tu ci sei venuta su, ho visto la Valterina. E il sangue Valterina, le ladre e sottovente, e a tu ci milanese, le lagadra scorrente. Prima era pecenata, più lungo e più codino, poi cappuccia giù il pelo, de tutti i suoi cammini, e la tutta imbastita dei figli sul suo vestito, ma lei con eleganza la mostra mai sorrita. Va bene, progresso e scienza, ma la riconoscenza, spero mia Valterina, e te l'hai mica senza. A mio valterinese, e mi piace dei fendini, ma la mica se la giunta per vecchio contentino, che scarpi un po' grossi e i femmini senza attacco. Però la sua grappa, le mie cagione del sacco. Seduta sul gradino della porta d'entrata, lancio lo sguardo all'infanzia, dalla strada polverosa, dalle voci di gioco, dei passi così lievi che io stessa ho perso. In quella fascia di mistero in cui il giorno si perde nella notte, le lucciole aprono le loro danze e gli occhi di me bambina si gonfiano di stupore e curiosità. Seguo il volo delle lucciole di maggio e quando il mio pugno ne racchiude una, un fioco faro a luce intermittente rischiara la nicchia
momentaneamente prigione. Scruto fra le dita paesi immaginari, con piccole finestre appena un poco illuminate e ominidi muschio che portano lanterne per deliziare i giacigli dei bambini addormentati. Genova, ancora in ginocchio, bistrattata, alluvianata, Genova disperata. La tua lanterna non brilla più, il vento della morte ha spento la fiammella di tante giovani vite. Un volo inspiegabile nel vuoto verso l'abisso, in un giorno di pioggia battente. Palpabile disperazione tra polvere, fumo, macerie, lamenti, urla, pianto di dolore. Flebili richieste d'aiuto nell'abisso del tormento polveroso, di pietre ammassate sopra corpi neri e insanguinati. Grande sofferenza per chi resta e piange i suoi cari. Genova, hai assorbito tutto l'orrore che si poteva evitare. Cercasi se stessi. Guardarsi in uno specchio, non per truccarsi, non per radersi. Una figura familiare, molto, ma non uguale, anima il freddo vetro. Gioco e lo avvicino. Una perfetta cornice circonda il viso. Viso altro che mi fronteggia, sconosciuto che mi osserva, insolente che mi imita. Naso contro naso, l'io contro l'altro io, dominanti. Immagine di soli occhi, ciliati, bagnati, dischiusi. Irriverenti, sfacciati, riflettono il riflesso e l'anima custodiscono, l'anelito si rimbalzano. Come ritrovarsi? Credo che nel morire nessuno muoia. Credo nell'anima che in realtà nasconde un'ombra pura. Credo nel suo vagare adagio sui sorrisi dolci di un fiore sempre bello. Credo in quei fiori gialli che profumano parole su libri d'amore. Credo in cui sono carezze umane. Credo nelle campane in piena che fanno ritorno a casa, alle anime volate con gli angeli, ma che vorresti ritornasse nel mondo reale. Credo nel corpo unito alla terra, diventando cenere di preghiera nell'eterno. Credo in quel giorno dove saremo tutti bambini nell'Eden. Credo nell'eterno, siamo solo uomini e donne di passaggio nel nostro vivere. Credo. E quando toccano la profondità dell'uomo, rimangono come grissini sempre, li sgranocchiamo senza sapere che sono grissini e come sono nati, eppure il sapore lo conosciamo. E anche qui le parole, la musica, quando sono belle, quando sono vere, che nascono da quel che è l'autenticità di un essere, allora permangono anche in modo incosciente, tra virgolette, se così possiamo usare, perché fanno parte di noi. Noi siamo l'eredità di tutto quel che è passato prima di noi. E De André, con le sue parole, è stato uno dei semi che crescerà e continua a crescere in modo costante, perché aveva questa visione oltre al sensibile. Perciò, ecco, il fatto di essere qui è l'invito di andare oltre. Esatto. Infatti Angela ha colto in pieno, insomma, il senso di queste nostre iniziative. Infatti è vero, De André, io l'ho definito prima, un vulcanico visionario, appunto perché era un personaggio visionario. Solamente oggi riusciamo a comprenderlo, ai suoi tempi era un incompreso, era quasi un immaginato, però lui nonostante tutto, pur appartenendo alla giovane, alla Genova Bene, perché era proveniva dalla famiglia montaggiata, è sempre stata una persona con gli ultimi e molto sensibile ai problemi sociali. Problemi sociali che sono gli stessi, cioè i problemi sociali di ieri sono gli stessi di oggi, perché anche oggi in questo momento qua che stiamo vivendo in questa epoca è un momento di grande crisi, crisi di valori, crisi di identità, crisi anche di prospettive per il futuro. Siamo in un momento un po' molto caotico e secondo me magari nelle parole di André possiamo anche
insomma, in un certo senso un conforto o una risposta, perché se noi riusciamo a scoprire chi siamo, a riacquistare la nostra umanità, quindi se scopriamo chi siamo veramente, possiamo avere delle basi per costruire il nostro domani e fare quel cambiamento che adesso manca e che nessuno ha ancora il coraggio di